Mi accingo dunque a introdurvi il concetto di open access, che ovviamente richiede una prima introduzione, una previa introduzione alle licenze open, licenze Creative Commons, come capirete, perché, appunto, come vi ho già anticipato, nella definizione di open access c'è una forte componente giuridica, cioè legata al regime di diritti che vengono applicati alle opere scientifiche, no? Iniziamo a capire bene che cosa si intende per open access, perché c'è sempre molta molta confusione. Quindi una definizione introduttiva e generale, cioè quando parliamo di open access ci riferiamo ad un fenomeno, ad un movimento culturale con l'obiettivo di promuovere un libero accesso alla letteratura scientifica. Quindi è un po' un movimento culturale è la parola corretta, cioè ce lo portiamo dietro dalla fine degli anni 90, da quando si è capito che attraverso il web, attraverso la rete, era possibile diffondere in modo molto più cospicuo ed efficace la conoscenza scientifica, e ci si è accorti che non basta avere, cioè non basta la possibilità tecnica di farlo, cioè non basta avere una connessione internet e una piattaforma su cui farlo, ma ci vuole anche il sostegno dell'aspetto giuridico, cioè ci vuole che il copyright venga utilizzato in un modo più elastico, perché se no ricadiamo nel all rights reserved, nel tutti i diritti riservati. Okay? E il movimento quindi è andato proprio a spingere su questo aspetto, cioè a cercare di definire il concetto di open access anche sul piano appunto delle licenze con cui i contenuti scientifici, di letteratura scientifica, devono essere diffusi. I principi del movimento Open Access sono stati condensati in un documento che ancora oggi è il riferimento per eccellenza, che è la Dichiarazione di Berlino, sottoscritta nel 2003 dalle principali, cioè all'epoca erano insomma qualche decina delle principali istituzioni accademiche del mondo, e poi è stata sottoscritta da tutte le altre, cioè se adesso andate a leggere sul sito ufficiale dell'iniziativa vedete l'elenco dei vari atenei che hanno sottoscritto. L'anno successivo, nel 2004, anche la CRUI, quindi anche gli atenei italiani, i principali atenei italiani, hanno sottoscritto i principi della Dichiarazione di Berlino. Quindi tutte le principali università italiane devono, non è solo una questione di scelta, ma devono conformarsi ai principi dell'open access, perché è così ormai da più di 16 anni. Devo dire che l'Università di Trieste è davvero all'avanguardia per questo approccio, cioè se cercate appunto tra i vari miei corsi trovate un corso del 2017 fatto lì in presenza quando si poteva ancora fare le cose dal vivo lì a Trieste, proprio tutto sull'open access e open science, che era venuto molto bene. Anche i video sono molto belli perché c'era una videocamera professionale, poi è stato fatto un montaggio, lo trovate anche quello, quindi vi invito ad andare a vederlo. Però ecco, per riassumere, questa è un po' la storia, no? Quindi, quando vi dicevo prima, un'università non è solo, non può solamente scegliere di fare open access, ma è obbligata a fare open access perché ha sottoscritto una serie di impegni attraverso questa, vedete, escalation di documenti sottoscritti. Scusate, bevo un po' d'acqua. Vi dicevo, prima vi ho citato la Dichiarazione di Berlino. Appena prima della Dichiarazione di Berlino, nel 2001, si erano trovati gli stessi promotori a Budapest, quindi nel 2001, per la Budapest Open Access Initiative, che è un po' il primo manifesto del movimento a livello internazionale. Ma la Dichiarazione di Berlino è proprio il documento vincolante, più binding, è una sorta di impegno con messa nero su bianco la definizione di che cosa dobbiamo considerare davvero open access. E poi, come vi dicevo, nel 2004 la Dichiarazione di Messina, si chiama così perché poi era stato un convegno, un congresso a Messina organizzato dalla CRUI, in cui sostanzialmente le principali università italiane hanno aderito alla Dichiarazione di Berlino. Ad oggi sono, allora scusate, questa slide forse va aggiornata, penso che siano addirittura di più gli atenei italiani, questa è una slide di un paio d'anni fa, però appunto un paio d'anni fa erano 71 gli atenei italiani aderenti. Lo trovate comunque sul sito della CRUI, trovate l'elenco dei firmatari.
Nel 2014 però c'è stata un'accelerazione e probabilmente anche adesso, nel 2020, da parte dell'Unione Europea. Cioè l'Unione Europea ha fatto un passo abbastanza, diciamo, impegnativo e definitivo verso l'open access, e lo ha fatto attraverso il programma Horizon 2020, che credo più o meno conosciate, nel quale ha colto l'occasione, tra le varie cose di cui si occupa Horizon 2020, anche di definire i principi e gli obblighi che tutti gli atenei e tutti i centri di ricerca, tutti anche gli enti no profit di ricerca che aderiscono al programma Horizon 2020 devono rispettare per appunto rientrare in questo programma. E quindi, come dire, ha in un certo senso forzato, in senso buono, e accelerato il passaggio all'open access. Perché? Perché se volevi sostanzialmente prendere dei finanziamenti dal programma Horizon 2020, che negli ultimi 5-6 anni ha fatto veramente girare un bel po' di soldi su programmi di ricerca, su progetti di ricerca, dovevi come dipartimento, come ateneo, come fondazione, accettare le regole, le policy dell'open access di Horizon 2020, che hanno fatto anche un passo in più, cioè hanno parlato di open access anche relativa ai dati della ricerca, quindi non più solo quello che diciamo qua a livello di dichiarazione di Berlino del 2003, cioè sulla letteratura scientifica, ma anche i dati che sostengono un prodotto di ricerca. Cioè, per capirci, un conto è rilasciare liberamente con una licenza open l'articolo, il paper, il report scritto, quindi l'opera letteraria che descrive le conclusioni a cui sei arrivato con il tuo progetto di ricerca. Ma altra cosa è dare, oltre al testo, anche i dati con cui sei arrivato a quelle conclusioni, quindi permettere ai tuoi pari, agli scienziati che hanno le tue stesse competenze, o addirittura a scienziati che hanno competenze diverse, che magari da quegli stessi dati riuscirebbero a tirare fuori delle conclusioni che tu, per la tua, come dire, nella tua competenza ovviamente limitata, non sei potuto arrivare. Quindi passiamo dal concetto di open access a un concetto di open science, quindi un più ampio concetto di scienza aperta, che è un po' il tema degli ultimi anni. Adesso vi faccio vedere come ci si arriva. Però, per capire bene che cos'è Open Access, vi dicevo, ci sono due requisiti, di cui uno, questi sono proprio presi dalla dichiarazione di Berlino, è proprio quasi un copia e incolla della dichiarazione di Berlino. Uno dei requisiti è strettamente giuridico, quello di cui io mi occupo e di cui io mi interesso. L'altro è, diciamo, più che altro di diciamo, scienza dell'informazione e biblioteconomia, cioè gestione dei repository in ottica open. E vediamo cosa vuol dire. Il requisito 1 è quello giuridico e dice che l'autore, eccolo qua, e il detentore dei diritti, che non sono sempre, guardate questa distinzione, non sono sempre la stessa persona, ma può essere l'autore e poi anche l'editore o, che ne so, l'ateneo o il centro di ricerca che detiene i diritti su quel prodotto, su quel progetto, su quel report. Quindi devono garantire a tutti gli utilizzatori il diritto di accesso, eccolo l'access, gratuito, occhio agli aggettivi, gratuito, irrevocabile ed universale. Quindi questa è la prima cosa, cioè io devo dare una licenza, devo applicare alla mia opera una licenza che garantisca queste tre fondamentali cose, cioè la gratuità, l'irrevocabilità e l'universalità dell'accesso. E poi con la licenza autorizzo a riprodurlo, vedete, l'autorizzazione a riprodurlo, utilizzarlo, distribuirlo, trasmetterlo e mostrarlo pubblicamente e a produrre e distribuire lavori da esso derivati, mantenendo comunque l'attribuzione della paternità intellettuale originaria. Cioè, quindi, allora, nella parola autorizzazione troviamo già implicito il concetto di licenza d'uso, che deve permettere, tra le varie cose, anche di una riproduzione, una libertà di riproduzione, una libertà di utilizzo, la libertà di ridistribuzione, di trasmetterlo, mostrarlo pubblicamente e vedete anche di produrre lavori derivati. Cosa ne consegue? Ne consegue che, salto una slide perché il punto 2 ve lo faccio vedere dopo, ne consegue questo. Ne consegue che delle nostre belle 6 licenze più una Creative Commons, le nostre 7 quindi strumenti proposti da Creative Commons, in realtà solo pochi, solo i primi 3
garantiscono davvero coerenza con la definizione di open access data dalla dichiarazione di Berlino. Quindi io sono molto rigido su questo aspetto, perché la dichiarazione di Berlino è lì da ormai 18 anni. È stata firmata da più o meno tutti i centri di ricerca ed è assurdo che io ancora oggi, nel 2021, ci sia chi, come dire, gioca sull'equivoco. E solitamente sono le case editrici, cioè case editrici che dicono: ah sì, ma vai nella mia sezione open access del mio sito, ma poi vai e non trovi davvero una licenza di queste, ma trovi qualcosa che o non trovi nulla, trovi un bel copyright o rights reserved, ma semplicemente ti lasciano scaricare il PDF gratuito. E ma quella roba lì l'abbiamo già spiegato prima, non è open access, non è fare open access. Le licenze per fare davvero open access sono queste tre qua. Forse in alcuni casi si può accettare il no derivatives, perché in alcuni casi in cui ad esempio parliamo di un saggio in cui conta molto il punto di vista personale, l'opinione, un'intervista, quindi situazioni del genere in cui non ha molto senso sinceramente che venga modificato il testo o che vengano tratte opere derivate, perché sarebbe insomma pericoloso farlo uscire dal contesto, allora in quei casi si può straordinariamente accettare una no derivatives. Però se voi andate a leggere poi le policy, anche quelle di Horizon 2020, anche quelle delle nuove normative uscite in questi ultimi anni, anche a livello di direttive europee, è molto chiara la questione. Al massimo posso chiedere l'attribution e al massimo, torno indietro di una slide, no, beh, lo share like non lo. Cioè, vedete, al massimo vedete mantenendo comunque l'attribuzione della paternità intellettuale originaria. Quindi nessuno vi toglie la attribution, quello è garantito sempre, ma anche perché l'abbiamo visto stamattina, è implicito nel cosiddetto diritto morale d'autore, no? Il diritto morale d'autore è un diritto inalienabile e inestinguibile, quindi difficilmente qualcuno si può spogliare a un livello tale per cui addirittura si toglie l'attribuzione di paternità, quindi dovete comunque sempre citarlo l'autore originario e quindi sarete sempre citati come autori originari, anche appunto per una questione di correttezza accademica, di galateo accademico-scientifico. Però ecco, cominciamo a entrare in quest'ottica qua, cioè che tutte le riviste, le pubblicazioni che utilizzano altre licenze che non sono queste, non vi stanno facendo davvero open access, non sarebbero eleggibili, cioè non potrebbero partecipare ad esempio ad un bando Horizon 2020. Adesso è vero che siamo passati in un'altra fase, però fino all'anno scorso, se volevi partecipare a un bando, a prendere appunto dei finanziamenti legati a Horizon 2020, dovevi rispettare questa regola qua. Salvo appunto motivare che in alcuni casi potevi, insomma, cioè c'erano alcune situazioni in cui potevi motivare l'utilizzo di altre licenze, ma erano molto molto limitati. Come vi dicevo prima, scusate, ho saltato una slide, cioè il punto 2, il requisito 2 della dichiarazione di Berlino, che richiede, guardate, che una versione digitale completa del contributo e di tutti i materiali che lo corredano, inclusa una copia dell'autorizzazione di cui al punto precedente, cioè della licenza, deve essere depositata e dunque pubblicata in almeno un archivio online che impieghi standard tecnici, questo è importantissimo, cioè deve essere un archivio online che impieghi standard tecnici adeguati e che sia supportato e mantenuto da un'istituzione accademica, una società scientifica, un'agenzia governativa o ogni altra organizzazione riconosciuta che persegua gli obiettivi dell'accesso aperto, della distribuzione illimitata, dell'interoperabilità e dell'archiviazione a lungo termine. Così finalmente rispondiamo a una delle domande che è stata fatta questa mattina e a cui ho detto ne parliamo oggi, per capire quando davvero un repository può essere considerato open access. Eccolo qua. Capite che un ResearchGate non può rispondere a questi requisiti perché non sappiamo se sarà ad accesso aperto. Innanzitutto non è ad accesso aperto davvero perché per partecipare al gioco devi registrarti, non ci sono le licenze messe in chiaro sempre e via dicendo. E poi non sappiamo se l'archiviazione sarà a lungo termine, perché a un certo punto potrebbero chiuderlo semplicemente, o potrebbero cambiare il modo di gestirlo e quindi limitare lo spazio, ad esempio. Per cui a un certo punto uno deve togliere degli articoli perché è limitata lo spazio di archiviazione sul suo account. Sto inventando, però.
È diverso, pubblicare un proprio articolo sul repository open dell'Università di Trieste garantisce meglio questa cosa, perché ovviamente è più difficile che fra 50 anni l'Università di Trieste sia stata comprata da una casa editrice che vuole chiudere i suoi archivi. Capite che è un'ipotesi fantascientifica? Anzi, non è proprio possibile perché non è in vendita un'università, un ateneo pubblico. Ok, però, ed è anche più difficile che fallisca una società, vedete, un'istituzione accademica, una società scientifica, un'agenzia governativa. Ecco perché l'open access va fatto rispettando entrambi i requisiti. Quindi, da un lato, l'aspetto giuridico di cui vi ho fatto una testa tanta, una capa tanta, per tutta la mattina e per tutto il pomeriggio e per metà del pomeriggio, ma anche per questo aspetto di corretta gestione degli archivi online. E qua su questo alzo le mani, nel senso che io non sono un esperto di repository, di biblioteconomia, quindi su questo lascerei parlare gente molto più autorevole di me e rimando a quel libro che vi ho fatto vedere, il Far Open Access, no? Il libro che c'era nelle prime slide, quello con la banda arancione. Vi dicevo che lì ci sono gli interventi di tre persone che lavorano nelle biblioteche. Ecco, se leggete quelli capite benissimo la questione. Cioè, capite com'è importante che gli archivi vengano strutturati in modo open fin dall'inizio, by design, come si direbbe, per garantire appunto questa archiviazione a lungo termine, l'interoperabilità e via dicendo. Questa l'abbiamo già vista e ci sono due vie, questo è un diciamo, approccio che la letteratura scientifica in tema di open access ha più volte ribadito, cioè, due modi diciamo, di fare open access, due vie. Una viene chiamata Green Road, l'altra Gold Road, cioè la Green Road è l'autoarchiviazione, cioè l'autore che carica lui stesso su un repository open le sue opere, che possono essere anche in versione preprint, effettuata quindi direttamente dagli autori delle loro opere in archivi istituzionali o anche nei loro siti personali. Ecco, occhio a questo aspetto qua, nel senso che ci sta, che io metta sul mio sito personale i miei articoli, mettendo una licenza open, quindi rispetto sicuramente il requisito 1. Non sono sicuro che così si rispetti il requisito 2, cioè il mio sito personale non garantisce, no, una archiviazione a lungo termine quanto invece, che ne so, un archivio istituzionale dell'Università di Trieste o dell'MIT o di Berkeley, ok? Quindi vi suggerisco più la soluzione dell'archiviare i vostri contenuti su un archivio istituzionale. E poi c'è la Gold Road, ovvero consiste nella pubblicazione delle opere in riviste o in journal o in banche dati che siano direttamente ed immediatamente accessibili ad accesso aperto. Quindi non in archivi istituzionali, ma in riviste, quindi dove c'è di mezzo una casa editrice e a volte purtroppo c'è anche la richiesta di un pagamento, nel senso che l'open access, visto che comunque comporta, la pubblicazione comporta dei costi per la casa editrice, visto che poi il contenuto viene messo a disposizione del pubblico, la casa editrice dice ok, però il servizio io te lo devo far pagare in qualche modo. E su questo ci sarebbero da fare grandi discussioni, Anche lì rimando a quel capitolo del libro scritto da Nicola Cavalli. Che è una casa editrice che vi fa capire qual è il modello di business, cioè una casa editrice che di lavoro fa open access, come fa a stare in piedi? Sta in piedi perché c'è un diverso modello di business, ma ripeto, non è oggetto della lezione di oggi, è solamente uno spunto di approfondimento per coloro che vogliono leggerselo. C'è discussione a volte sull'accezione di open access e a me questo fa venire sempre molto, molta, nervosismo, mi prudono le mani perché è davvero assurdo che dopo 18 anni di dichiarazione di Berlino firmata da tutti gli atenei e da convegni fatti in lungo e in largo sull'open access, in cui tutti si riempiono la bocca di questa bella parola, poi ancora adesso si voglia tentare di far passare per open access cose che non sono open access. Quindi la dichiarazione open access ci dice chiaramente, scusate, la dichiarazione di Berlino ci dice chiaramente che cos'è open access e non c'è più bisogno di chiarirlo, cioè non c'è bisogno di ulteriori modifiche e adattamenti. Certo che ovviamente ognuno cerca di storpiare questa accezione di open access secondo il mulino che ha bisogno di acqua, no? Quindi spesso ci sono case editrici o gestori di banche dati commerciali che
spacciano per open access qualcosa che non rispetta i due requisiti della dichiarazione di Berlino. Okay? Faccio vedere una cosa prima di parlare di Open Science Data, ovvero passo sempre sul browser e andiamo qua. Directory of, non so se lo conoscete, questo sito è un mega, come dire, indicizzatore di riviste che sono open access. E scusate perché devo chiudere il browser qua. Sì, perché sennò chi poi vede la registrazione non lo vede. Eccolo qua, perfetto. Dicevo, perfetto. Quindi questo è un bello, non ho cambiato il sito. Una Directory of Open Access Journal è il nome del titolo del sito. E ci permette di selezionare, di vedere quali sono le varie riviste, ce ne sono una marea, che sono open access. E se noi cerchiamo, allora vediamo un po', fra i journal, ok, qua le vediamo tutte. 16.000 riviste, journal, open access. Vedete ancora, vero? Sì, lo schermo condiviso, sì. Allora, guardate qua, lui le organizza secondo una serie di filtri e fra questi ci sono anche i filtri di licenza, che sono quelli che a noi interessano. Spero che si veda, ingrandisco ancora un po'. Qua cosa vuol dire? Che ci sono delle 16.200 qualcosa riviste open access, 7.744 sono sotto licenza CC BY. 2.967 sono sotto CC BY NC e via dicendo. E poi c'è questo che a me fa sempre molta molta paura, Publishers on License, cioè la licenza scritta dall'editore. Vediamo se vi viene in mente qual è il problema di questo sito, che io ho già fatto notare a chi lo gestisce e mi hanno risposto un po', come dire, scocciati una volta. Perché in effetti la mia è una critica un po' da bacchettone rompiscatole, però c'è qualcosa che non torna, nel senso che abbiamo detto fino adesso che open access si fa solo con due, al massimo tre licenze. Poi io in un sito che si chiama Directory of Open Access Journals trovo roba che open access non è, cioè trovo anche cose che hanno la BY NCND. E soprattutto quello che mi fa più paura è questo, il Publishers on License. Cioè, se è una licenza scritta dall'editore, boh, magari va anche bene, però non sono poi così sicuro che sia open access finché non mi viene in qualche modo spiegata da un legale che ha un po' l'occhio su questi temi. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che questo sito è fantastico, bellissimo, quindi se qualcuno che mi ascolta poi in video dice ecco Aliprandi che continua ancora con sta cosa, io non ce l'ho di specificamente contro il sito perché è fantastico, è un repository che li prende dentro tutti. Il fatto è che basterebbe colorare di un colore diverso questo elenco, cioè basterebbe distinguere in verde quelle che sono davvero open access e in giallo, un arancione, quelle che non lo sono fino in fondo, no? In modo tale che almeno si lancia un segnale di coerenza e di chiarezza informativa a coloro che magari la materia non la masticano poi così bene, no? E soprattutto mettere un bel disclaimer, un asterisco qua di fianco a Publishers on License, per far capire che insomma, essendo licenze scritte dall'editore, possono essere coerenti con la dichiarazione di Berlino come potrebbero anche non esserlo. Bisogna andare a leggere ciascuna una per una e a volte sono una bella scocciatura. Detto questo, adesso che avete seguito questa mia lezione e vi siete assorbiti questo mio predicozzo un po' moralista, sapete che se passate da qui vi consiglio di cliccare, scusate è un po' lenta la rete, fare così, cioè se volete pubblicare in open access vero, scegliere una di queste qua, cioè
impostare i filtri in modo tale che poi vengano fuori solo i journal che adottano le tre licenze, cioè le due licenze più il CC0, coerenti con la dichiarazione di Berlino. E vedete che si riducono i numeri, non siamo più a cos'erano 16.000, ma siamo più o meno a metà, che è sempre no, cioè 8.800, cioè è un bel numero, sono tantissima roba. Cioè io mi occupo di questo tema da quando ho 22-23 anni e all'epoca non c'era neanche una rivista, quindi arrivare ad averne 8.800 vuol dire aver fatto un grandissimo passo avanti. Però ecco, non confondiamo l'open access dal semi open access. Basta, chiusa questa digressione che non avevo previsto nelle slide, però siamo arrivati più o meno giusti con gli orari. Torno alla presentazione che è qua e arriviamo a parlare di open science. Ve l'ho già detto che open science data, open resource data, cioè non si parla più solo di pubblicazioni open access, ma di dati open, cioè i dati della ricerca devono essere open. E su questa in questa direzione un'accelerazione, l'abbiamo già detto, è arrivato da in Europa, è arrivato da Horizon 2020, addirittura negli Stati Uniti probabilmente sono più avanti ancora, si parla di open data, di open research data anche da prima. E iniziamo a dare una definizione, potremmo citarne una da Wikipedia, nel senso, quindi una definizione un po' enciclopedica, però mi sembra abbastanza corretta. Cioè gli open science data sono un tipo, quindi un sottoinsieme degli open data mirati a pubblicare le argomentazioni e i risultati dell'attività scientifica in modo che possano essere analizzati e riutilizzati da chiunque. Benché l'idea di open science data sia promossa già dagli anni 50, l'avvento di internet ha significativamente abbassato i costi e il tempo necessario per diffondere e ottenere i dati. Cioè l'idea di avere i dati della ricerca, oltre al testo che mi spiega che cosa è successo in quella ricerca, non è che, anzi probabilmente, no, risale a, come ci sarà in una mia slide successiva, a Galileo, no? Cioè, non dirmi solo a che conclusione sei arrivato, ma spiegami bene come ci sei arrivato e dimmi come posso arrivarci anch'io, no? In modo tale che io possa riprodurre il tuo esperimento, i tuoi calcoli, le tue constatazioni e vedere se sono corrette, no? La discussione che stiamo vedendo in questi mesi con i dati sull'epidemia, no? Quelli che dicono che sì, i dati vengono forniti, ma non sono forniti in modo completo, non sono trasparenti, non sono granulari, e quindi il ministero a volte non ci dice le cose in ritardo. Se avessimo tutti i dati potremmo, la community degli smanettoni di dati potrebbe aiutare, potrebbe tirar fuori delle conclusioni in più. È un dibattito che è molto molto acceso ultimamente. Vi dicevo poi, e c'è un'altra definizione, questa viene proprio dal sito della Commissione Europea, in cui si parla di Open Research Data. L'Unione Europea parla di Open Research Data e non di Open Science Data, dipende dai gusti, diciamo, più o meno stiamo parlando della stessa cosa. Il termine Open Research Data si riferisce ai dati a sostegno dei risultati della ricerca che non presentino restrizioni di accesso e che siano quindi accessibili da chiunque attraverso internet. Una definizione forse un po' più neutra, un po' più generica, ma come vi dicevo prima, siamo qua. Cioè, il fatto di avere i dati ci riporta ad un completamento del metodo, del cosiddetto approccio scientifico che risale appunto al nostro glorioso Rinascimento e che probabilmente si avvera solo adesso, nel XXI secolo, cioè quando la tecnologia ha messo a disposizione uno strumento, una piattaforma che è internet, che permette davvero non solo di condividere un contenuto scientifico, ma di dare tutti gli strumenti affinché questo contenuto, cioè affinché le sperimentazioni che hanno portato a quel contenuto siano replicate interamente da chiunque abbia le conoscenze e gli strumenti per poter fare quegli stessi calcoli, quegli stessi tipi di riflessioni. Interessante il fatto che da quando si inizia a parlare di open science data, cioè della diffusione di dati aperti della ricerca, siano aumentate le ritrattazioni in ambito appunto di articoli scientifici. Questo sito ve lo consiglio, me l'ha segnalato la amica e coautrice appunto del libro Elena Giglia, Retraction Watch, cioè osservatorio delle ritrattazioni,
in cui si tiene traccia di tutte le ritrattazioni fatte a volte anche da grandi capoccioni, da grandi scienziati, da professoroni, su teorie, proprio perché avevano messo fuori dati e qualcuno è riuscito a far notare che non erano arrivati a conclusioni corrette. E questo è divertente, cioè ci fa capire di come in realtà la scienza è ancora in grande evoluzione, soprattutto ultimamente, appunto, proprio in virtù di questo approccio open, che non è più solo legato all'open appunto sui contenuti, ma sui dati. E per arrivare alla conclusione, quando parliamo di open data della ricerca, di open science data, open research data, a seconda di come li vogliamo chiamare, ricordiamoci questo acronimo, FAIR, che non vuol dire fair come corretto, leale in inglese, ma è un acronimo appunto che deriva da findable, accessible, interoperable e reusable. E questa infografica fatta molto bene, è tratta da un articolo scritto da questi Sterday Paulson che trovate citato lì sotto, a sua volta sotto licenza CC BY, quindi io, vedete, posso utilizzare questo. Ecco, così avete un esempio, no, vivente di un utilizzo. Cioè io questo l'ho preso da un paper, e essendo un CC BY, io come dire, me la cavo semplicemente con questo, cioè citando gli autori dell'infografica e dicendo che la licenza è questa. Ho rispettato l'unica condizione che mi viene imposta dalla licenza. Avrei potuto anche modificarla, non l'ho fatto perché non ho neanche le competenze per modificare questa immagine, però ecco, mi sembra davvero molto 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 efficace. Quindi la riusabilità, e c'è il simbolino del cerchio lì, del cerchio che ritorna, interoperabilità, l'accessibilità, nel senso quindi non di accessibilità, attenzione, non di accessibilità nel senso di accesso da parte dei soggetti svantaggiati, c'è sempre questa confusione quando si parla di accesso, no? Accessibilità può essere inteso che un sito web accessibile è un sito web che non pone particolari barriere a soggetti che hanno, non so, delle disabilità particolari. Qua parliamo di accessibilità nel senso del potervi accedere, quindi discorso della licenza, che non ci sono barriere tecnologiche o legali per poter fruire del contenuto, e findable, cioè facilmente trovabile, anzi vi li ho letti al contrario, no? Si parte da qua. Questi sono dark data, quindi dati oscuri, dati opachi. Più diventano findable, più diventano accessible, più diventano interoperable, più diventano reusable, sbucano poi sull'open data, sugli open science data. Basta, nel senso che, vabbè, certo, di cose da dire ce ne sono tantissime, appunto sul findable, accessible, interoperable, reusable vi mando anche a questo link che si trova nei documenti di Horizon 2020. Io ho finito, confido che appunto vi abbia illuminato un po' su un mondo che magari vi era oscuro, e confido di trovarvi sui miei canali più presto possibile, che così vi tengo aggiornati, diciamo. Ecco, pubblico quasi sempre contenuti, insomma, legati alla mia attività. Attenzione, l'unica cosa è che Facebook, sono presente anche sia col profilo privato che con la pagina. Vi invito a seguire la pagina pubblica, perché col profilo privato vi beccate le mie foto del mare, le foto dei miei gatti, queste cose qua che non penso vi interessino molto. Ecco, invece su LinkedIn, Twitter e sulla pagina Facebook metto le cose, quelle che vi possono aiutare a rimanere in contatto. La licenza finale delle mie slide la conoscete già, e quindi vi ringrazio e sono a disposizione per 5 minuti di dibattito, di domande, o anche di più, io sono qui per voi oggi.